governo e degli speculatori. Sono attaccato alle lire perché dovevano sapere che l'Italia è patria degli speculatori. Parleremo di Dante nel prossimo monologo di Alfredo Giuliano, ormai Giuliano è andato via di testa, fa i monologhi, parla da solo. Il papà di Dante non viene riportato nelle sue memorie, tantomeno nella Divina Commedia, perché il papà di Dante era un usuraio, diamo questo Dante prima. E basta, non diciamo più niente. Allora, poi chi erano tutto. I banchieri dell'epoca, gli Strozzi, ad esempio, una delle famiglie bancarie, di banchieri di Firenze. E come nasce la raccolta del risparmio? Erano degli usurai, tutto sommato, perché non c'era una banca nazionale, una banca regionale che emanasse i tassi di interesse. Ti presto questi 20 centesimi. Le banche vere e proprie le inventavano qualche decennio dopo. Certo, sempre a Firenze, no? Certo. O le famiglie di grandi banchieri olandesi con cui gli Strozzi avevano rapporti commerciali, quindi anche il papà di Dante era quello che un piccolo banchiere, ma diciamo lui sapeva che invece faceva l'usuraio, quindi parleremo anche di questo. Christopher Reeve resta una pietra miliare perché sostanzialmente si è battuto ed è morto perché crede nell'idea di guarire attraverso l'impianto di cellule staminali, e sostanzialmente verrà ricordato in questa campagna elettorale, perché l'attuale presidenza degli Stati Uniti è una presidenza nefasta, retrograda, tra le peggiori che una società civile, perché non parliamo di nazismo, parliamo di una società che ha superato il XX secolo, che siamo agli inizi di un nuovo secolo e abbia un presidente che difatti abbia bocciato tutte le conquiste sociali, tutte le conquiste scientifiche, tutte le conquiste in cui la società possa dire siamo una società di progresso, per riportare il mondo nel Medioevo, cioè alla barbarie, la guerra. Tra un mese il popolo americano avrà l'opportunità di cambiare pagina. Questa volta io comincio a scommettere che Kerry politicamente vincerà, io penso che abbia già vinto, ho paura della CIA, ho paura dei servizi segreti, ho paura di potentati, di gruppi, chiamiamoli come in genere in politica si possono definire, gruppi di pressione, poteri occulti. Certo, sono questi famosi gruppi di pressione che poi operano, ma questa volta penso che il popolo americano sgranerà gli occhi e si saprà rendere conto. Bene, vogliamo concludere dicendo qualcosa sul fenomeno. Mitico Valentino, con un cancello ha battuto la onda, li ha messi tutti in riga, ha messo in riga soprattutto Biagi. Ha aperto un'agenzia di pulizia, la Rapida. Sì, hai visto? La vinciamo subito, bellissimo. Personaggio nuovo, nuovo per lo sport. Un uomo da leggenda, l'Alessandro Magno della moto. Un autentico talento. Della moto. Sì. Si appresta a vincere il settimo titolo. Ha raccolto la sfida di Biagi, perché Biagi gli disse, se tu sei realmente il primo, lascia la Honda e vai con una qualsiasi dimostra con quello che ho fatto io, perché lui nella Yamaha, Biagi è stato un fallimento totale nella Yamaha. Beh, è stato competitore di Mickey Duan nel 98. Sì, ma Mickey Duan lo ha sempre stracciato, l'ha messo da parte. Ma Duan, proprio le chiudiamo, Rucchetto disperatamente dice basta con gli azotati. Duan stesso, quando gli è stato chiesto, ma Valentino Rossi è il tuo erede? E Duan ha detto, non è il mio erede, dice, di Rossi ce n'è uno. Rossi fa epoca a sé. Ed ha ragione. Un saluto al fratello Giuliano. E da Oloferne Carpino. Comincia a casa, io ti guardo in TV, ed il morale poi mi scende giù, Alfredo, Giuliano, poi se bucoli che cacciate da te, ma tu del video sei comunque il re, Alfredo, Giuliano.